Come citava una non troppo vecchia pubblicità, la potenza è nulla senza il controllo e non potremmo trovare una frase più adatta per descrivere il nuovo notebook da gaming di MSI, il GL62M7RDX. La sigla, come al solito di non facilissima lettura, descrive le caratteristiche del prodotto che lo identificano come un notebook da gaming da 15,6 pollici, appartenente alla serie più compatta con una dotazione tecnica tutto sommato interessante. Una dotazione che sul fronte CPU non latita un i7-7700HQ abbinato a 16 GB di DDR4, che possiamo definire come lo standard per gran parte delle configurazioni gaming presenti oggi sul mercato. Un po' meno affascinante per i giocatori più classici la GTX 1050, che con 2 GB di memoria va a coprire la sezione video, dimostrando di saper gestire i carichi più comuni sul fronte multimediale, e quelli ludici a patto di non strafare. Il monitor comunque un Full HD IPS di buona fattura dal refresh rate fisso a 60Hz riesce a fare il suo dovere ed è perfettamente adeguato alla potenza del computer. Il vantaggio della configurazione tecnica di questo tipo, forse un po' conservativa, è quello di avere sul piano del form factor dimensioni e peso davvero ridotte, 2,3 kg e 2,7 cm in altezza. Attualmente il processore è la soluzione più agevole per qualsiasi notebook da gaming, con i suoi 4 core e 8 threads e una frequenza lavorativa che varia dai 2,8 GHz ai 3,8 in modalità Turbo Boost, che fornisce prestazioni interessanti in quasi tutti i tipi di carico. Nel reparto memoria secondaria troviamo l'accoppiata SSD PCI Express di Kingston da 128 GB e un hard disk da 1 TB a 7200 RPM, una combinazione ormai standard che riesce a conferire al sistema reattività e capienza. L'ormai noto software Dragon Center poi riesce a permettere il tuning e la manutenzione di ogni singola componente della macchina, dalla tastiera ai LED fino ad arrivare al processore CPU. La tastiera SteelSeries, retroilluminata con i tasti a isola da 1 mm di corsa, è ormai uno dei punti distintivi dei notebook MSI. Buono anche il touchpad con un'ottima sensibilità della superficie. L'autonomia del GL62M7RDX non è male. Lato gaming abbiamo superato l'ora e mezza, mentre invece nell'utilizzo multimediale, anche grazie all'ottimizzazione di CPU e GPU, abbiamo superato anche le 4 ore. Le performance di rete sono buone su tutti i fronti, anche se il Wi-Fi ogni tanto a una certa distanza ha mostrato di non mantenere un segnale particolarmente pulito. L'MSI GL62M7RDX è un notebook tuttofare di ottima fattura, che tiene il freno un po' tirato per quanto riguarda le prestazioni, al fine di confezionare un pacchetto peso, dimensioni e potenza ragionevole e ponderato, consigliato a chi non cerca l'ultimo frame, ma a chi cerca un prodotto polivalente che possa soddisfare attività d'ufficio o scolastiche, multimediali e anche un po' di sano gaming, che comunque con una GeForce 1050 non è per niente precluso.